Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa è una recensione e il manga che vorrei recensire oggi è Another. Partiamo subito con la recensione. Punto 1. Informazione generale del manga. Another è un manga scritto da Yukito Hayatsuji e disegnato da Hiro Kiyohara. Scusate le pronunce. Realizzato nel 2010 e concluso nel 2011. È tratto dall'omonimo romanzo scritto sempre dal maestro Hayatsuji. È composto da 4 volumi, 1, 2, 3 e 4, ed in Italia è edito da Star Comics. È un seinen ed affronta numerosi generi: drammatico, horror, mistero, soprannaturale, scolastico. Le dimensioni del manga sono 18 cm x 12,8 cm e le buste da utilizzare per questo manga sono quelle del formato TP2 se comprate quelle della WR. Le copertine sono abbastanza accattivanti, anche se a prima vista può sembrare quasi uno shoujo. Presenta sovracopertina, 6 facciate a colori, ogni volume è composto da 4 capitoli ed in totale conta circa 150 pagine. Il prezzo è di 4,90€, la rilegatura è abbastanza buona, anche se l'inchiostro sporca leggermente le dita mentre si legge. Punto 2. Trama. Another è ambientato in una scuola media del Giappone, precisamente nella terza C della Yomiyama Nord, dove gli studenti sono perseguitati da una maledizione che quasi ogni anno miete numerose vittime sia tra loro che tra i loro parenti. La maledizione cominciò 26 anni prima degli eventi narrati nel manga, quando una vecchia studentessa della terza C di nome Misaki morì improvvisamente in un incidente. I suoi compagni di classe continuarono a far finta che lei fosse ancora viva e si accorsero alla fine dell'anno che nella foto della cerimonia della consegna dei diplomi compariva anche lei, che in teoria non sarebbe dovuta essere lì. Da allora cominciarono quasi ogni anno a morire un determinato numero di persone nella classe. Il protagonista, Koichi Sakakibara, si trasferisce a Yomiyama e una volta a scuola è subito incuriosito da una ragazza di nome Misaki Mei, che tutti gli altri studenti ignorano e che gli consigliano di lasciar perdere. Koichi decide di ignorarli e di frequentare Misaki, e da questa sua scelta deriverà qualcosa di spaventoso che metterà a rischio la sua vita e quella di tutti i suoi compagni di classe. Punto 3. Narrazione. Another presenta una narrazione abbastanza intricata e incalzante. Già dal primo volume si comincia a avvertire un brutto presentimento per ciò che può succedere e incomincia a crescere nel lettore una certa ansia. I personaggi sono ben caratterizzati, soprattutto Koichi e Mei, e le scene splatter sono inserite all'interno del manga senza esagerare. Certe scene faranno provare al lettore una certa angoscia, anche per il fatto che ci si riesce a immedesimare molto bene nei personaggi e nelle loro vicende. Una pecca del manga secondo me sono le scene comiche, che spezzano l'atmosfera creata precedentemente e non riescono neanche in quello che dovrebbero fare, ovvero far ridere. Un'altra pecca del manga secondo me sono alcune forzature della trama e alcune scelte che non mi sono piaciute molto, soprattutto verso il finale. Punto 4. I disegni. I disegni del maestro Kiyohara sono molto belli, particolareggiati, si sposano perfettamente con il genere del manga in questione. Sono abbastanza realistici e nelle scene in cui devono mettere ansia e terrore al lettore sono ben fatti, con tonalità molto scure e primi piani sugli occhi che certe volte sono veramente inquietanti. Gli sfondi sono ben realizzati, con la giusta quantità di particolari, né troppi pochi che renderebbero il disegno confusionario. L'autore fa abbastanza uso dei retini e con i suoi disegni riesce a esprimere bene i sentimenti dei vari personaggi. In conclusione, Another è un bel manga horror che riesce anche a mettere sulle spine il lettore in certi momenti. Il prezzo di 5€ è giusto comunque per la qualità del volume, per la qualità della trama, e il fatto che sia composto da soli 4 volumi lo rende un acquisto quasi obbligato per tutti gli amanti del genere manga horror / psicologico. Ok ragazzi, la recensione è finita, vi devo aggiornare su delle cose. Il microfono che avevo ordinato si sente un po' meglio di quello che ho adesso, però non abbastanza perché io faccio lo sforzo di dover registrare separatamente audio e video e poi doverli montare insieme, quindi non ne vale la pena. Se fosse stato molto migliore allora l'avrei anche fatto, però è poco meglio, quindi stiamo con questo che sta bene lo stesso. Seconda cosa, YouTube mi ha mutato un video perché c'erano 20 secondi di una canzone con copyright. Grazie YouTube. E basta, vi ho detto tutto. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un commento, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!